Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi continuiamo la nostra avventura con lo Stephen Age, signori, sempre più verso in ricerca della promozione. Allora, avanziamo, prossima partita è contro Leyton Orient, partita importante perché se non ricordo male loro sono sopra di noi di poco. Potremmo essere a pari punti, non lo so, la classifica la vedremo, anzi la vediamo adesso, signori, perché purtroppo registrando così a maniera veloce e consecutiva perdo dei pezzi. Allora, noi siamo secondi, ok, a 3 punti dal Leyton Orient e a 3 punti dal Walsall. Perfetto, non è male come cosa, ci servirebbe importante perché sbaglio tasti, porca di una miseria, porcaccia. Allora, andiamo alla partita, non perdiamoci in chiacchiere, non perdiamo la concentrazione, la squadra è ben messa in campo e noi siamo ben messi anche noi. Allora, ci andiamo a giocare i momenti clou di tutta la partita. Sia attacchi che difese, come ogni volta, signori. E vediamo un attimino cosa cazzarola succede. Noi purtroppo abbiamo sbagliato a inizio stagione. Vabbè che non avevamo tantissimi soldi, però sarebbe stato meglio concentrarci su un unico osservatore forte, più che prenderne due molto scarsi. Pochi attivi ancora Questo prima praticamente di dare ci il via a porta questo match. Si ad produce una sfida a avere, a distanza non anche trovare sul giocatori recupero. interessanti Un saluto praticamente all'Arcibaldo con per la te come nostra da squadra. abitudine. Allora, 25esimo minuto, occasione per lo Stephen Age, signori, palla nostra con Roberts sulla fascia di sinistra. Vediamo di inventarci qualcosa. Attenzione, Roberts si incugna molto bene. Può Roberts essere il gol vede del il vantaggio. movimento. Oh, vabbè, un gol 1-0. inutile, un gol assurdo, un gol vabbè, stendiamo un velo piuttosto su questo gol. Ci hanno lasciato scorrere sta palla in area di rigore, il portiere ha guardato proprio il pallone passargli davanti e va bene. Al 31esimo minuto, attenzione, Leyton Orient con Drinan nella nostra metà campo, attenzione, attenzione, vediamo che si inventa, Entra niente, bene perché qui lo e recupera il falciamo pallone. malissimo, lo C'è falciamo l'interrogativo malissimo. all'attacco. Calcio di Ma punizione. a noi piace così, a noi piace così, vediamo se Non l'arbitro c'è in solo richiamo cartellino. verbale da Chiedeva parte il dell'arbitro. giallo qui. Gli Si fa avversari se l'è battere la cavata con punizione, semplice attenzione, provvedimento verbale. punizione tirata completamente fuori. Calcio piazzato dalla Va distanza. bene Non così, va. signori, ci piace, attenzione, al 40esimo, occasione per lo Steven, c'è ancora fascia di sinistra, Roberts. Vediamo se riusciamo a inventarci ancora un pallone interessante, attenzione, Roberts, questa volta entra in aria, Rimbalzo e conclusione. Roberts! Niente di particolare, ci siamo esaltati per il nulla. Leyton Orient nel cerchio di centrocampo gestisce la palla. Attenzione, Si mette bene gestita sulla linea del passaggio e recupera il gestita pallone. malissimo. Secondo tempo, 64esimo. Stephen Age sulla fascia di sinistra, ancora con Roberts, signori. Attenzione, recuperiamo la palla. La giriamo al centro per Norris. Vedelist. Il tiro, la parata del portiere. Ma mi sa che forse poteva anche essere fuori gioco. 77esimo, vinciamo ancora 1-0. Dovremmo riuscire un attimino a trovare anche il secondo gol, signori. Perché se questi ne fanno uno, siamo nella Fischia cacca. l'arbitro e ospiti Finita, grazie a va questa bene, vittoria va salgono bene. più 3 in Sì, va classifica. bene così. Tre E i primi punti 3 punti ci siamo fondamentali per la portati a classifica e casa. il In una morale. partita Queste sono le importantissima, partite signori. più difficili ed era Scontro importante diretto portarla a contro il casa. Leyton Missione Orient. Ci portiamo a compiuta. casa 3 punti che sono preziosissimi. 3 punti che sono preziosissimi. Se noi riuscissimo a ottenere un po' di vantaggio sulla quarta in classifica, perché ricordiamo le prime tre salgono direttamente, riuscissimo a ottenere un po' di vantaggio sulla quarta in classifica, le ultime partite le potremmo anche simulare velocemente e andare avanti e cercare di passare alla prossima stagione. Allora, partita di coppa contro il Papas, Piergianni parla. Piergianni ci vuole dire qualcosa, non sappiamo che cazzo lo vuole Piergianni. Aspetta un attimo, mi torno indietro perché voglio capire un attimino classifica qui come siamo, che cos'è? Ok, siamo secondi a 3 punti, andiamo a giocare contro il Gillingham. Ma che razza di classifica? Cioè, ci sono 3 squadre e la partita è tutta un'altra. Vabbè, non facciamoci troppe domande. Capiamo semplicemente cosa vuole Piergianni, che forse vuole giocare. Che stai di Piergianni? Sto attraversando un buon momento, spero mi manderà in panchina. Va bene Pier. Va bene Piergianni. Mi hai convinto con la tua dialettica. Scendiamo in campo, facciamo un po' di cambi così la squadra un attimino si tranquillizza e si sente più a suo agio. Allora, fuori Sweeney, dentro Piergianni, perfetto. Fuori Reeves, c'è qualcuno a giocare? Gioca Clark, che è un terzino sinistro, noi l'abbiamo messo sulla destra praticamente.
Clark, scusatemi, aspettate un attimo. Clark me lo metto lì, lo sa fa, non lo sa fa manco da quel lato. Roberts però ci sa giocare da questa parte come esterno destro. Boh, lo sa fare. Al posto di Reed andrei a mettere Bostic e Tinubu. Così loro prendono anche un attimino di Bostic, lo devi fare, non mi interessa. Ma sulla fascia ci sai giocare? No, manco sulla fascia ci sai giocare. Da questo lato ci sai giocare? No, non sai fare niente. E allora va bene così. Roberts e Clark l'abbiamo rimesso da quel lato. Va bene. Mateju ce l'abbiamo uno. Aspettate, scusatemi. Allora, Wildum me lo fai giocare qui. E a posto di Clark mi fai giocare Schmidt, che quantomeno è destro per destro, no? E sulla sinistra mi devi il Roberts e mi metti... Ma sì, fammi giocare Reid. Cambiamo completamente tutte le basi della squadra. E qua mi metti Clark. Perfetto, signore. Abbiamo completamente rivoluzionato tutto. Va bene, ogni tanto ci sta. Ci sta. Qualche colpo così di testa ci sta. È una partita di coppa. Non ci interessa relativamente la Papa's Cup, ma non ci interessa più di tanto. Quella che magari ci può interessare di più è la FA Cup. Magari se riusciamo ad andare un po' più avanti ci facciamo un attimo conoscere come squadra e dovremmo fare anche più soldini. Però va bene, andiamoci intanto a giocare questa Coppa del Papa. Si accendono i riflettori su questa sfida. Dai, abbiamo rivoluzionato la squadra. La maglietta è carina. Un saluto anche a Lelia Dani. Non è nemmeno fatto fischiare il calcio d'inizio. Attenzione al Gilgam contro Wilding. Attenzione, oh, mamma mia che gran scivolata che abbiamo fatto. Attenzione. No, mamma mia come ci ha sfilato. Mamma mia, esci, portiero. Mamma mia, completamente addormentati, signori. Ci hanno fatto un gol in maniera assurda. Completamente addormentati. Io devo fare una cosa, perché non capisco perché me l'ha levato. Impostazioni di gioco. Io voglio leggere i nomi dei miei giocatori. Lo posso fare? Portiere, zoom. Accelerazione, zoom, video. Video. Interfaccia, barra nome giocatore, indicatore. Nome giocatore, oh perfetto. Barra nome, indicatore giocatore. Perfetto, me lo devi tenere così. Devo poter leggere il nome di chi c'ha il pallone dei miei. Non posso andarla a cercare ogni volta là sotto. Al 52esimo, già siamo al secondo tempo. Azione per loro, cerco di centrocampo. Loro sono in contropiede. Attenzione. Lì per loro, attenzione. Riusciamo a recuperare sto pallone. Che brutta palla. La recuperiamo noi con Norris, ma non mi farà fare azione, lo sapevo io. Niente, stanno a giocare solo loro, signori. Calcio d'angolo per il Gillingham. Come cazzo la si chiamano? Attenzione, calcio d'angolo per loro al 52esimo. Abbiamo cercato di buttare fuori sto pallone. E non ci riusciamo. Mamma mia, meno male Cocia. Niente, Gillingham ancora in contropiede al 57esimo. Cioè, stiamo partendo dalla loro area di rigore. Mi poteva fare l'azione e invece no. Non me l'ha fatta fare. Abbiamo cercato di recuperare il pallone e non ci riusciamo. Mamma mia, mi ha driblato come proprio con la lentezza. Dai così. Ok, pallone recuperato. Mi fai fare un'azione? Oh, finalmente. Azione per lo Stevenage al 62esimo. Perdiamo ancora 1-0. Pallone che arriva a Roberts. Roberts. Mamma mia, come l'abbiamo giocata male. Un'azione mi ha fatto fare. Il 71esimo. List. Nella loro metà campo. Dobbiamo cercare di inventarci qualcosa. List. Dai, però. Ma. Difensore, un brutto passaggio. Niente, sono quelle partite, signori. Cioè, il passaggio doveva essere fatto all'altro. Invece, no. Era dovuto dare per forza. In una via di mezzo che non era né carne né pesce. Lascia partire il cross. Parte il cross della loro punizione. Non riusciamo a uscire, ma giustamente l'azione non è più nostra. 78esimo, ancora il Gillingham. Peccato, perdere per 1-0 per quell'errore stupido è veramente da stupidata. Vancouver, attenzione, all'81esimo lo Stevenage, pallone per Norris. Da solo, uno contro uno nella metà campo del Gillingham. Attenzione, Norris. Doveva essere un passaggio al compagno sulla fascia, non doveva essere un tiro in porta. Doveva
essere un passaggio al compagno. Finisce qui la partita, sono gli ospiti a passare il turno. Dai, andatevela a pigliare dove non batte il sole. Porca di una miseria. Traversa sull'ultimo tiro, traversa sul tiro. Questo è quando il pallone deve entrare e ti deve andare. Sfortunata la situazione. E vabbè, usciamo dalla coppa, ma poco ci importa. Poco ci importa, signori. Ci abbiamo provato, ma non è andata. Il nostro obiettivo, ricordiamo sempre, è il campionato. Posto in arrivo due messaggi di chat. Programma di Schmidt. Va bene, questi poi li andremo a vedere con molta calma. So che l'agenda Schmidt, o che vuoi, grazie per la disponibilità. Ma fai tu, va bene. Pier Gianni, sono contento, prestazione autorevole. Abbiamo perso, però dai, una prestazione autorevole che ti fa bene, dai. Prossima partita, signori. Prossima partita del best di campionato, sì, la giochiamo in casa contro il Crewley. Contro il Crewley. Sono a metà classifica, loro hanno solo 28 punti. Noi manteniamo la squadra titolare? No, perché Vancouver è stanco. Quindi al posto di Van Kooten giocherà Damson West, che l'altra volta non l'ha giocata e questa invece se la gioca. E quindi andiamoci a giocare i momenti clou di tutta la partita, sia attacchi che difese. Terza partita del video. E dai, è così. Carichi. Andiamo di cercare di fare un buon risultato. Altri tre punti oggi sarebbero importantissimi. Tra l'altro giochiamo in casa, dobbiamo cercare di portarci a casa questi altri tre punti. E così vediamo di ammazzare una volta definitivamente questo campionato. Azione loro, metà campo loro, al decimo. Ripartono loro, il Crewley. Palla a metà campo, passata dietro, ancora, cinciscano, stanno accinciscando, e noi stiamo facendo delle cretinate assurde, però Reed recupera un pallone così a caso. Al 22esimo, calcio d'angolo per loro, sulla bandierina alla nostra destra, no, alla nostra sinistra, chiedo scusa. Chapman mandata le indicazioni, molto arrabbiato Chapman, come se pensasse che ci fosse qualche problema, e invece no, Norris riesce alla prima deviazione, loro recupera la palla e Reed la fa fuori del tutto. Va bene. Contropiede per lo Stevenage, Norris si invola uno contro uno sul cerchio di centrocampo, vediamo se riesce a farlo fuori col movimento. Ma stiamo scherzando. Al 29esimo, sulla fascia di sinistra, Roberts recupera il pallone nella nostra metà campo, cerca di involarsi, attenzione, accelerazione, Roberts, questo è fallo, però assegna il calcio di punizione. Mi fai battere anche la punizione, meno male. Ancora, attenzione allo Stevenage sulla punizione, attenzione. Pallone girato sull'altra fascia, Matteo, la grossa Norris! Perché l'ha stoppata? Tre ore, doveva tirarla direttamente. Al 41esimo, attenzione, attaccano loro, cerchio di centrocampo. Superano la metà campo, pallone recuperato con un leggerissimo fallo, ma non ci interessa. Al 43esimo lo Stevenage si imbolla in solitaria nel metà campo avversario, superato il cerchio di centrocampo con Norris, che con un movimento fa fuori il difensore centrale. Norris, vede il compagno! List! Fulmina il portiere ed è 1-0 per lo Stevenage. Bello così. 54esimo, inizia il secondo tempo, il Crowley parte in contropiede, cerchio di centrocampo, attenzione, vediamo cosa si inventano, cinciscano e tornano indietro nella loro metà campo, cercano, non gli è riuscito il contropiede, cercano un movimento per poter andare avanti, ma perdono il pallone, Schmidt lo recupera, attenzione ancora lo Stevenage. Con Norris, metà campo avversaria, contropiede no, perché siamo 2 contro 4. Attenzione, Norris. Non fischia il fallo, ma c'è il vantaggio. Porca miseria. Era fuori il gioco. Attenzione, contropiede. List, lancio profondo, difesa bucata completamente al 61esimo. List. Gira il portiere e la chiude 2-0.
2-0, gironzolone sul portiere, 2-0 dello Stevenage, 66esimo, ancora azione per lo Stevenage, lancio lungo, Lister non si capisce che cazzarola fa. Possesso recuperato. Non si è capito che cosa abbia fatto List. Calcio di rigore per il Crewl, per il Crabley. Attenzione, Chapman. Chapman contro Nichols. Chapman chance contro Nichols. Sfruttare per accorciare le distanze. Paratona di Chapman, che nega anche il gol della bandiera per il Crewley. Punizione nel cerchio di centrocampo della nostra metà campo. Pallone giocato lì vicino, attenzione, lo Stevenage può uscire. Il Crewl però, attenzione, Chapman, con un pallone indietro, ma la partita finisce al 90esimo, 2-0 dello Stevenage sul Crewl, non mi ricordo mai che cazzo la pronuncia. Montella saluta l'allenatore avversario con una bella stretta di mano, sportività in tutti i momenti del campo, fuori dal campo, in campo, ma lo Stevenage. Andiamo così, signori, 2 vittorie su 2 in campionato, una sconfitta in coppa che ci brucia poco. Andiamo a guardare la classifica finale per questo episodio, anzi prima avanziamo, andiamo a vedere poi la classifica finale di questo episodio, trovati tutti gli talenti. Ma di che stai a parlare? Trovati tutti i talenti, ma di dove? Ma chi sei? Relazione osservatore. Osservatori. Ma mi avrete trovato dei giocatori costosissimi praticamente. Certo, questi non ci sono. Del Liverpool, perfetto. Yeboah. Vabbè. Niente, sì, il mercato poi lo dovremmo valutare con molta calma. Allora. Intanto avanziamo fino alla prossima partita, vediamo se dovessero arrivare i resoconti degli osservatori, che non ricordo quando sono sinceramente, però sembra che gli osservatori stanno andando a osservare. Sapete che non mi ricordo se gli osservatori sono in giro o si stanno a fare i fatti loro. C'è stata una partita spostata che ci interessa poco, perfetto. Andiamo a vedere la classifica che ci vede primi a 45 punti, signori. Primi a 45 punti, abbiamo 7 punti di vantaggio sul Bradford che è quarta. Buono, dopo 22 giornate. Vediamo un attimino se gli osservatori stanno osservando e quindi se c'è, se prima o poi arriveranno o se praticamente siamo messi male. No, stanno seguendo i giocatori. Perfetto. Ok signori, detto questo io mi fermo qui per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, per continuare questa avventura con lo Stevenage, signori, e con Vincenzino Montella. Bello a tutti, raga. Ciao!